sicuramente noi volevamo una vittoria. Si erano anche creati i presupposti, no? con l'inferiorità numerica, però questa volta è il calcio, nel senso che noi, come ho detto a fine gara, non siamo stati lucidi nella gestione dell'inferiorità numerica. Dovevamo cercare molta più ampiezza, andare qualche volta con il difensore esterno, perché sennò in realtà la superiorità non riesce ad averla, no? E siamo mancati un pochettino in questo, nell'essere lucidi. Siamo diventati frenetici con la ricerca di questa palla sempre centrale, di entrare centralmente, invece era la zona dove era più difficile entrare. Il calcio è fatto anche di opinioni. Io ho sempre grande rispetto, no? Lo sapete, ho rispetto della critica, ho rispetto di tutto. Io so che devo rimanere equilibrato con la squadra, con i ragazzi, sul lavoro. Non mi piace, perché quando si parla di queste cose si cerca sempre degli alibi, no? Però vi ho già portato io dei dati, vi ho detto che le squadre che stanno davanti sono tutte squadre che hanno un organico consolidato. Noi abbiamo giocato contro un Avellino che ha lo stesso allenatore da 3 anni, ha vinto un campionato, l'anno scorso è quasi entrato nei play-off, ha un organico consolidato e credo che questi sono dei valori che in questo momento hanno un vantaggio rispetto a altri. Io ho grande rispetto per tutti, no? Lo sapete sempre, per il tifoso, per la stampa, però io devo guardare con forza, con grande convinzione al lavoro. La mia attenzione, il mio impegno è rivolto insieme ai ragazzi unicamente in questo momento lì. Abbiamo 3 gare non facili in 7 giorni, però abbiamo la necessità di far punti e poi dopo vediamo. Allora, Brugman sarebbe venuto anche sabato. Noi è chiaro che il ragazzo sta bene, ha una voglia di giocare incredibile, molto probabilmente non avrà la tenuta, quindi però appena Gaston sta bene viene con noi, ma è anche possibile vederlo in campo.